diventato il principale ambasciatore della enologia ligure e impiegato un vitigno che è il fratello del Vermentino, solo che nell'Albenganese ha trovato terreno e aria e si è, diciamo, cambiato completamente la sua personalità. E probabilmente arriva dalla Grecia nel Medioevo in Liguria, ma non c'è traccia del nome Pigato sino al Novecento. Si parla che nel 1230 l'arciprete Francesco Gagliolo ad Ortovero per primo impiantò una vigna di questo bianco chiamato Picatum, probabilmente dalle picchettature sugli acini maturi, ma anche Chabrol, il prefetto napoleonico che aveva fotografato la situazione dell'agricoltura in Liguria con molta meticolosità, non ne fa cenno. Per arrivare al nome Pigato, dobbiamo arrivare al 1920 circa, quando in un pranzo di Natale a casa Anfossi, ancora oggi uno dei principali produttori di questo vino, Milly Leale Anfossi scrisse a mano il menù dicendo che appunto il vino di accompagnamento era il Pigato. E dobbiamo aspettare addirittura la metà degli anni 50 prima che un vignaiolo, Rodolfo Gaggino di Ortovero, mettesse il Pigato in bottiglia e lo vendesse. Dopodiché il Pigato parte, gran parte del merito del suo successo fu della famiglia Calleri, che con le omonime cantine diffusero il prodotto in mezza Italia e all'estero, e poi dietro di loro tanti produttori, mi viene in mente Pippo Parodi, Dario Enrico, Bruna e tantissimi altri che man mano hanno fatto grande questo vino, sino ad arrivare oggi alle eccellenze che possono essere appunto l'azienda Dario Enrico, Aimone Vio, i viticoltori Ingauni, Durin, Ramoino e una serie lunghissima di produttori che non sto a dire. La cosa strana è che questo vitigno, sino a metà degli anni 80, questo vino era composto da quattro vitigni, cioè Favorita, che sarebbe appunto il Vermentino fra le altre cose, la Minea Gemina, il Grecanico e il Garganico, quattro uve molto simili fra di loro per fortuna, solo che per ottenere la DOP doveva essercene solamente una. Miracolo, con una sola monovitigno, la DOC arrivò alla fine degli anni 80 e oggi il Pigato è veramente superlativo su tutte le tavole. Alla prossima!